Quando ero una bambina ai confini della galassia, ho sentito storie su un uomo che poteva prevedere il futuro. E la sua storia rimase un mistero per me per molti anni. Finché non divenne la mia storia. Finché non divenne l'unica storia. Conosce il mio lavoro, la psicostoria. Tutti i matematici hanno letto la sua teoria. Oh, non è una teoria. È il destino dell'umanità espresso in numeri. E a loro non piace il futuro che io predico. Perché la storia è disseminata di ciarlatani e falsi messia. Uccidili. L'uomo è morto, ma il suo movimento, fratello. I martiri tendono ad avere vite più lunghe. I suoi calcoli sono corretti. L'impero sta morendo. Infinite guerre. 10.000 mondi ridotti a scorie radioattive. Il cambiamento spaventa. Specialmente chi è al potere. Sto tentando di ammorbidire la caduta. Allora, cosa volete? Dopo la caduta, una civiltà risorgerà dalle ceneri. Le generazioni che verranno avranno le fondamenta su cui ricostruire una fondazione. Quando inizieremo a preservare parti essenziali della civilizzazione? Decidendo cosa è degno di memoria e cosa invece no. Ci troviamo di fronte a una vera e propria crisi diplomatica. Questo è il piano. Non guardiamoci indietro.